Tanto buongiorno a tutti. Volevo innanzitutto ringraziare la città metropolitana di Roma, l'amministrazione comunale, per aver organizzato questo momento di incontro e di presentazione di uno studio che sono sicuro sarà non un punto di arrivo ma un punto di partenza per lo sviluppo non solo di iniziative comuni su questo terreno ma anche un punto di partenza per continuare a proseguire studi su una materia tanto delicata e sensibile e non solo. Mettendo peraltro l'amministrazione a disposizione di questa nostra riunione una sala così prestigiosa come la sala della Protomoteca, che è destinata ad ospitare grandi eventi, e questo anche ci dice della rilevanza che l'amministrazione annette a questo tema. Mi permettete anche un saluto alla città metropolitana di Torino, che comunque fa parte di questo progetto e che credo sia rappresentata, poi l'onorevole De Rosa meglio, ecco, anche oggi. Così come un saluto e un ringraziamento va all'onorevole Massimo De Rosa per, non solo per aver promosso insieme alle amministrazioni comunali questa iniziativa, ma permettetemi anche di ringraziarlo per l'attenzione costante in qualità di vicepresidente della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, l'attenzione costante che ha messo in questi anni di legislatura e continua a mettere sui temi ambientali e anche sulle vicende dell'istituto che ho l'onore di dirigere. Peraltro mi scuso, farò veramente un brevissimo intervento di saluto, sia perché i contenuti di questa giornata meritano maggiore tempo e attenzione rispetto al mio saluto, sia perché alle 11 dovrò andare in un'altra riunione in preparazione del G7 Ambiente, che come sapete si terrà all'inizio di giugno a Bologna. Diciamo che oggi, da un punto di vista tecnico, presentiamo i risultati di uno studio condotto dall'Istituto sul territorio di Roma Capitale. Come è stato detto prima dall'ingegner Simmoni, si tratta di un'attività che si inquadra nell'ambito delle attività del progetto LIFE SAM4CP. Sono acronimi sempre molto difficili quelli però della Commissione Europea. Si tratta di modelli di gestione del suolo per il bene pubblico, progetto che è stato avviato 3 anni fa, nel 2014, ed è stato finanziato dalla Commissione nel quadro del programma LIFE con capofila la città metropolitana di Torino. In particolare oggi presentiamo la valutazione del consumo di suolo avvenuto negli ultimi 4 anni, dal 2012 al 2016. Sono dati che anticipano di qualche giorno la presentazione del prossimo rapporto sul consumo di suolo del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale, che presentazione che sarà tenuta in due fasi, dal 23 al 26 giugno presso la Camera dei Deputati, e poi avremo delle presentazioni a livello locale. Permettetemi a questo punto anche di ringraziare i colleghi di ISPRA che sono qui presenti, a cominciare dal Capo Dipartimento, dai colleghi Munafò e Macchia e tanti altri che vedo in sala, quindi evito di continuare le citazioni perché me ne dimenticherei qualcuno, che lavorano quotidianamente, perché noi oggi presentiamo rapporti e documenti, oggi presentiamo un rapporto e un documento che in realtà è il frutto del lavoro di un anno, un lavoro serio, qualificato, appassionato di tanti colleghi. Lo studio su Roma, tuttavia, è un po' diverso, è uno studio direi innovativo, perché propone uno scenario, una previsione di come sarà il territorio della capitale al 2030, qualora dovesse esserci la piena attuazione del piano regolatore vigente. La nostra capitale è la città italiana con la quantità maggiore di suolo coperto artificialmente, che la proiezione vedrebbe incrementare dal 2012 al 2030 di quasi il 9%, tra il 9 e il 10%. Se è vero che il consumo di suolo nel comune di Roma ha subito un rallentamento nello scorso anno, il periodo però che abbiamo considerato in realtà un semestre, novembre 2015, maggio 2016, le previsioni però di piano regolatore sottolineano come l'aumento costante di copertura artificiale che ha interessato la capitale dal dopoguerra ad oggi non sia destinato a diminuire. E grazie a questo modello che è stato definito nell'ambito del progetto LIFE e che mi auguro possa essere un modello utile anche per altre amministrazioni comunali, in fondo lo scopo delle attività di un istituto superiore di protezione e ricerca ambientale come il nostro è anche
quello di fornire supporto alle amministrazioni centrali e locali, e in questo caso direi che il supporto viene fornito in maniera tecnica e previsionale adeguata, perché abbiamo anche elaborato degli scenari previsionali. Dicevo che grazie a questi modelli definiti nell'ambito del progetto LIFE siamo in grado anche di illustrare una mappatura e di fornire anche una quantificazione della perdita dei servizi ecosistemici, perdita che un suolo coperto artificialmente evidentemente non è e non sarà più in grado di garantire, come lo stoccaggio e il sequestro di carbonio, la qualità degli habitat, la produzione agricola, il controllo e la regolazione dei cicli naturali e dell'erosione, l'impollinazione e la regolazione del microclima. Il progetto, come dicevo, ha il pregio di aver sviluppato un modello e anche il modello attraverso una simulazione, quindi ha sviluppato un simulatore, un'applicazione estremamente innovativa, concepita proprio per essere un servizio facilmente utilizzabile dagli uffici tecnici dei comuni e da tutti gli attori interessati, cittadini compresi. Lo scopo è quello di ovviamente fornire supporto alle amministrazioni comunali, ma soprattutto di favorire scelte urbanistiche consapevoli che consentano di contenere il consumo di suolo e di salvaguardare le preziosissime funzioni ecosistemiche. Una buona gestione del territorio consente quindi allo stesso tempo una riduzione significativa del consumo di suolo e la tutela reale delle risorse naturali. Assicura a medio termine uno sviluppo sostenibile e permette di contenere la spesa pubblica in quanto salvaguardia funzioni e servizi ecosistemici resi gratuitamente dalla natura alla collettività. Finisco rapidamente. Mi auguro quindi che le valutazioni che oggi presentiamo e il lavoro che da oggi ha inizio possa essere esteso all'intero territorio nazionale anche grazie agli strumenti, quelli che abbiamo messo in campo, che ripeto saranno liberamente utilizzabili da tutti e saranno messi a disposizione da questo progetto, che possa a partire dalla giornata di oggi scaturire realmente una visione nuova, diversa delle nostre città, delle nostre aree metropolitane e che anche nella pianificazione urbanistica, che è importantissima per lo sviluppo delle città, si tenga però conto dei danni che un consumo di suolo incontrollato potrebbe causare al territorio e all'economia che insiste su quel territorio. Allora direi buon lavoro e in bocca al lupo perché ne abbiamo bisogno. Grazie.